Un coro di proteste giovanili, ma anche una levata di scudi da parte delle istituzioni. La riforma Gelmini passa l'esame del Senato, ma non quello dei tanti sindaci del territorio. E non parliamo solo di Paolo D'Erasmo, sindaco di Ripatransone e primo ad insorgere contro la chiusura delle scuole di Valtesino e San Savino, ma anche di amministratori di altri comuni ascolani. In via Teorica sono ben 33 le strutture scolastiche che non superano la soglia dei 50 alunni e che pertanto saranno costrette a serrare gli usci e spedire i piccoli allievi in altra sede con viaggio in pulmino anche di mezz'ora. Che la minaccia della presenza di un commissario ad acta che verrà ad applicarla non ci spaventa, noi vogliamo confrontarci, vogliamo avere il tempo per poter organizzare una vera riorganizzazione, ma insieme agli utenti, insieme agli operatori scolastici, insieme agli studenti, insieme a quelli che quotidianamente vivono la scuola e con essa i problemi. Quindi vogliamo avere il tempo per poter organizzarci e non i 30 giorni che il decreto prevede per questi tagli. Ci ritroviamo, come dire, a resistere di fronte a questo provvedimento. Pensiamo che non sia un provvedimento legittimo da parte del governo nazionale, anche perché l'autonomia scolastica gestita, governata, coordinata dalla regione di sostegno alle amministrazioni locali è qualcosa che appunto riguarda il territorio e quindi non i conti del ministro dell'economia e neanche, diciamo, le necessità di visibilità del ministro dell'istruzione. Le battaglie contro la riforma Gelmini uniscono maggioranza ed opposizione, come accade a Colli del Tronto, dove l'ex vice sindaco ed ora consigliere di minoranza Paola Beatrizza Amadio boccia sonoramente la riforma. Quindi è un attacco proprio alla conoscenza, è un attacco al diritto al sapere, al diritto allo studio, al diritto di relazionarsi, perché è complessa, non è solo un taglio di risorse, c'è anche la questione delle cosiddette classi ponte. Che mina sostanzialmente il diritto alla relazione, perché la scuola e l'insegnamento è il diritto di ogni individuo di relazionarsi con gli altri. No, un voto a questa riforma. No, zero, ma io darei anche un voto negativo. Quindi ritengo che un 4 sia proprio il voto che la Gelmini meriti. È stata buona rispetto ai suoi colleghi. Che gli hanno dato? Zero. Pessimo, mediocre. Quindi se rifacciamoci al decreto, io do un bel 3. Dunque, i voti che la Gelmini ha voluto ripristinare le si stanno ritorcendo contro, almeno nel Piceno.